Ciao ragazzi, mega gioco da paura, non credevo realmente che c'erano gli aiuti. Infatti ho sprecato una cosa incredibile per un aiuto incredibile. Allora, ai 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 Marchito, hai sbagliato. Allora, io so che questi giochi non sono molto popolari, ragazzi, ma fare i puzzle è una figata. Volevo presentarvi questo perché credo che sia gratuito o comunque costa pochissimo. I puzzle sono molto semplici. Però è anche divertente ogni tanto fare puzzle, eh? Allora, c'è l'unica problematica, tra l'altro con l'aiuto anche fortissimo, 1 minuto e 26. C'è anche poi, man mano che andate avanti, il tempo, eh? Allora, cominciamo col capire più o meno dove possono andare i pezzi, eh? Lo riusciamo a capire? Vi svelo un trucco: prima si parte dagli angoli, poi chiaramente qui abbiamo un aiuto, non lo so neanche sinceramente perché, abbiamo un aiuto che i pezzi sono belli grossi. Che errore banalissimo. Poi chiaramente c'è anche la parte di riconoscimento, no? Vedi più o meno come è fatto.
poi chiaramente sono pochi. C'erano anche altri giochi, se vi possono piacere questa tipologia di giochi rilassanti, che c'era un sacco di pezzi, eh? Iniziava a essere un po' incasinata, sinceramente, perché quando ci sono troppi pezzi a monitor non è un granché. Alla fine dobbiamo sempre calcolare che non è un puzzle vero, ma anche i puzzle veri, io vedevo mia mamma quando li faceva, ci vuole tempo, ci vuole spazio, perché se sono grossi non si finiscono in pochissimo tempo, ma si fanno, ci vuole un bel po'. Incredibile. Allora, penso che ci sia un qualcosa di... Se gli vado dietro a quello che mi dice lui. Vediamo un attimo. Questa cosa qua non l'avevo ancora notata, che mi stava indicando lui i pezzi da mettere. Magari c'è tipo un turbo. Li mettevo io come c'avevo voglia. E effettivamente mi piace metterli come ho voglia di metterli io, non come mi dice lui. Però voglio vedere che cosa succede se... Voglio vedere cosa succede se metto come mi... No, ai, Marchito. Aia, che grave danno. No, come dice lui? Assolutamente no. No. Vabbè, raga, c'è solo questo. A un certo punto, poi dopo... A un certo punto poi uno non può fare miracoli, eh? Allora, vediamo un attimo. Bastiamo... Allora, io vi ricordo di seguire anche la rubrica Platini Stupidoschi. Ai, Marchito. E c'era una bella differenza, eh? E hai schiacciato lo stesso, eh? Grande Marchio. E ancora hai schiacciato lo stesso. E ancora è rosso. Credo di essermi bruciato tutti i bonus. Dai che si nota che c'ha tre facce e due buchi. No, ne. A volte mi stupisco che metto i pezzi a cavolino di Bruxelles. Complete. No, non c'era assolutamente niente. Allora, dai, partiamo questa nuova avventura con il pezzo sopra. Non ho capito davvero che senso ha che metto quello che vuole lui. Però noi lo facciamo. Tanto a noi che ci frega. Deve avere un suo senso sta cosa. Qua secondo me c'è la montagna. E poi tra l'altro prima di schiacciare, se si dà un'occhiata anche al paesaggio si capisce benissimo, eh? Comunque completare le foto a puzzle è una figata, eh? Allora mi ricordo che andavamo sempre a comprare i puzzle di una nota marca che io non vorrei far pubblicità, ma è quella con la R. Ed erano i migliori, quelli che è un po' come l'altra marca, quella lì di svedese, scandinava, no? Cos'è che era? Quella che fa i mattoncini. Non voglio fare pubblicità. Anche perché
la pubblicità si deve pagare. raga, la pubblicità si deve pagare. Ma io non so quanti amici di voi guarderanno sto video, sinceramente, perché sul Jigsaw Puzzle me la posso giocare. Sul puzzle io faccio questi video perché voglio presentarvi dei giochi che magari non conoscete, perché lo store è immenso, eh? Lo store ci sono tantissimi giochi e magari non avete neanche tempo e voglia di andare a girarvelo un po' tutto. È per quello che io vi porto un sacco di giochi. Primo, perché mi piace giocare. Secondo, perché mi piace molto variare, raga. E terzo, questa cosa qua che devo seguire lui, quello che devo mettere, non mi sta un po' antipatica, però fa niente. Ma perché non so se c'è magari un trofeo, c'è qualcosa legato a... Comunque vi consiglio, penso di averlo già detto anche in questo video, di seguire la rubrica Platini Incredibili, Platini... cioè l'ho fatta io la rubrica, non me la ricordo. Platini Dementi, boh, una roba del genere. Non me lo ricordo. È carina, è una bella rubrica carina su giochi platinabili con un tasto, senza senso, ma le cose senza senso a volte sono anche piacevoli. Perché direste voi, o direte voi, o direste, o non lo so, qualsiasi cosa che volete, sono piacevoli? Perché a volte io credo che tanti di noi giocano per staccare un po' il cervello dal pensare, dal ragionare, da... è solo una bellissima distrazione. Ma sì, ho sbagliato il tasto. È solo una distrazione, no raga? Vi mettete qui, si spegne il cervellino, le immagini corrono da sole. Effettivamente vi dico la verità, io non so se seguire ancora questo tipo qua, perché mi ha un po' rotto le scatole. Bellissimo questo sul Giappone, raga. Oh, ci sto a provare. Io non credo che ci siano. E dai. E dai. Oh, vedi? Li abbiamo completati tutti, raga. Siamo davvero dei maestri. Ah, e il bello che c'è soltanto a medium e a hard. Quindi è la stessa pippa di roba. Ah, vedi però, vedi, raga? Vedete che praticamente ha ridotto la grandezza dei pezzi. Ci sta. Beh, questa 4 è incredibile. Io davvero non so, probabilmente ci sono le macchine che fanno sta cosa. Perché fare tanti pezzetti uguali è difficile, eh?
Vedi, vedi, comincia già a essere un pelo più complicato, eh? No, quindi facciamo i bordi. Se no dobbiamo andare a cercarceli, uno per uno. Ho cannato! Dov'è? Non lo vedo uno simile, forse qua. Ehi, vai, Marchito, dai, qua, su. Allora, vediamo un attimo. Questo è particolare, eh? È qua. Ah, io normalmente partivo sempre. Ah, primo più o meno dalla tipologia del colore, no? Poi ragazzi è un gioco di puzzle, quindi non è che nessuno vi deve insegnare niente. E questo qua sto facendo fatica a trovarlo. Però partivo sempre dai bordi quando avevo i puzzle reali. Oh. Questo ho cannato già due. Vabbè, questo non lo trovo. Marchito, anche te. Dai, riprendiamoci un po' perché qua abbiamo cannato parecchio, eh. Ok. Computer. Allora, questo forse è quello di prima, eh? Ogni tanto mi incrico che non riesco a capire. Boh, questo non l'ho capito. Facciamo questo qua a 3. Vabbè, questo è ovvio. Oh, ce n'è un paio, raga, che incredibile. Questo non ho mica capito dov'è. Comincia a essere un po' più, non direi difficile, ma direi, non so, un po' più complicatino. Ecco dov'era quello lì. Ho un po' di bordi, raga. Questo va qua. Questo c'ha il spintone sopra. Qua. Ma questo è a 3. Questo dov'è? Qualcosa in basso qua. Sì, comunque è rilassante, raga. Ogni tanto faccio fatica a trovarli. E che cacchio? È difficile, chissà cosa salta fuori qua. Ma non lo trovo. È qua.
bisogna anche un po' seguire i colori, mi sembra che a volte mi blocco. Ecco, quando vai diretto su qualcosa che credi e poi non è lei, ci rimango male. Ci siamo, raga. Ci siamo, amici. Che poi era il primo, partendo dal primo che ho fatto in un minuto, ci è voluto 6 minuti, Diciamo che qui, avendo già lo schema fatto, è un po' più semplice. Invece quando voi andate a fare i vostri puzzle che li comprate, non avendo nulla sul tavolo, dovete proprio partire da zero, è un po' più difficile. È la partenza di solito che frega un po'. C'è un albero. A 3. Ce n'è parecchi a 4 qua. Vediamo questo qua che ha 3 spuntoni. Oh raga, faccio fatica. Amici, faccio fatica a individuarlo. Boh. Non lo trovo. Bella lì. Ok, questo è 1-4, Ok. Ai ai ai. No, c'è lo spuntone. Ok, un altro a 4, l'avevo visto qua. Quelli 4 sono semplici. Ui 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 ui. Ma quando succede che sbaglio? Ui ui ui, serio? Quando succede che sbaglio? Succede che sbaglio. Angolo. Angolo. Questo poteva essere. Può essere. 1-2. Quelli a 2 non ce ne sono tantissimi, Beh, oddio. Ce ne sono uno subito dopo un altro. Ah, io spero che la canzone che hanno messo non abbia copyright. Questa secondo me è qualcosa del genere, È qui. Qui anzi. Questo è un casolare. Un po', raga, si può anche intuire, Questo c'ha anche lo spuntone.
Comunque, amici, oltre le live mi piace fare anche questi giochi e i filmati per YouTube. Quindi, se vi piacciono i miei filmati, i miei contenuti, venite a vedermi anche in live su Twitch, Marco Drums Games. Mi cercate dappertutto come Marco Drums Games, amici. Facebook, Instagram, TikTok, Discord, tutti i social. Sbaglio clamoroso sul finale. Poi tra l'altro faccio anche le gare complete su Formula 1, gioco online su Gran Turismo. Diciamo che lui mi aiuta un po', ma no, io non voglio essere aiutato. Allora, poi vi porto un sacco di giochi. Eia! Proprio non c'entrava nulla quel pezzo, nulla. Che bello questa 4, ha 4 buchi. Sopra e sotto con lo spuntone può essere qui. Sì, poteva essere lì, ma non lo è. Oh raga, non lo vedo. Non lo vedo da nessuna parte. Vabbè, prendiamone un altro. Questo è a 3. Dimmi che era qua. Porca loca. Era quello lì. Non è. No. Poi tra l'altro anche lui dà un aiuto, vedi che. Ah, quella 4 che mi piaceva tanto. No? Ce n'è due da 4? Incredibile, eccolo qua. Beh, poi tra l'altro era sicurissimo. Non ha dato neanche un bordo ancora, eh? Un altro da 4, tutto strano qua. Ho fatto un po' fatica a vedere quello lì, eh? Vi dico la verità. Oh, da 4 non è strano questo. Stiamo andando belli spediti, eh? Avevo visto che ce n'era uno da 4 strano, qua. Ah, Marchito, che errore grave.
convinto che andava lì. Per fortuna non andava lì. Quello con 4, eh? Non ce n'è neanche una di questi particolari, eh? No. Allora, dove può essere quella 2? Non sto vedendo da nessuna parte quello da 2. Ma è impossibile, ne mancano pochi, ne mancano. Come faccio a non vederlo? Questa 3, eccolo qua. No! Madonna! Incredibile, velocità del fulmine. Non dovrebbero mancare tanti. Vabbè. Errore del mio cervello, incredibile, ho sbagliato. Allora, partiamo dal basso. No, è questo qua. Schiacciare tanto per, eh? Tutti li ho provati, raga. Allora, fare così però, rosso dovrebbe essere da di qui, eh? Probabilmente qua. Sì, non è al massimo andare a prenderli così, eh? Angolo. Beh, il discorso è sempre quello che è uguale a prima. Il pezzo è sempre quello. Lo scenario, poi se vi piace tanto, visto che non credo che sia gratuito oppure costa tipo niente centesimi, qualche centesimino, ecco, ho beccato il pezzo che non so dove cavolo va, forse va qua. Sì, perché comunque non mi ricordo nulla. Beh, vedendo il disegno potrebbe essere qui.
assolutamente no. Qui però sì. E quindi potete comprare i vari puzzle. Adesso poi vi faccio vedere a parte. Quindi se alla fine come gameplay, se si può parlare di gameplay qui, ci sta. È fatto bene, i comandi rispondono bene, anche se non è che deve fare chissà che cosa, però effettivamente potrebbero esserci anche dei problemi, eh? Invece io non ne ho trovati. Sembrava davvero tanto che andava lì. Ogni tanto vado spedito, poi arrivo a un certo punto che trovo un pezzo e mi fa capire che devo stare attento. Beh, non succede nulla, eh? Non è un Dark Souls che se sbagliate sono cavolini. Quello era facile. Ecco, questa è la 3, eh? No. Questo qua. Qua c'è un punto. No, è da 4 questo, eh? Na 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 na. Comunque c'era anche una volta, ne avevo trovato uno, se vi può piacere i puzzle game, che si potevano mettere anche le vostre foto, e quello era figo perché alla fine della fiera è il programma che poi alla fine deve farvi la spacchettatura, deve sminuzzare tutto e poi voi andate a montare le foto, quindi qualsiasi tipo di foto. Questa è molto bella, eh? Questa qui, aiai, cannata di brutto. Minuti l'uno, eh? Allora mi sembra che forse questo era l'ultimo, raga. Poi l'ultima parte la porterò nel prossimo video, dai, così li facciamo tutti. E beh, non è che devo provare, eh? Bisogna andare un po' anche con criterio. No. Con un po' di Critters. Questo è qua, c'è la nebulosa e poi me l'ha anche evidenziato. No, a 4 c'è solo questo. Un po' vi aiuta, non ho capito per quale motivazione. Se io faccio 5, me lo finisce lui. E la bellezza quale sarebbe? Non lo so. Vabbè, volevo provare cosa succedeva. Qua ci deve essere un bel pianetozzo, eh? Da qualche parte ci deve essere un pianetozzo, qua. Qui dovrebbe esserci il pianetozzo. Questo si dovrebbe riconoscere perché ha 4, esattamente. Questo qui, questo qua sotto, bravissimo. L'angolino.
questo a 4 direi che va. Urca, che errore, che errorazzo. Oh, io ho 4, ne vedo uno qua e uno qua, ma non c'è, io non ne vedo altri da 4, ma com'è possibile? Vabbè, io non lo vedo. No. A volte davvero, ragazzi, mi perdo. Questo è uno bello da 2 con un colore bello forte, eh? Quale punto del puzzle è così forte come colore qua? A volte davvero non si riesce mica a distinguere. Questo a 4 mi sta facendo diventare scemo. Non riesco a capire dov'è. Aia. Mi ha fatto male. Oh, la parte è finita, la parte è finita. Quasi anche l'altra parte è finita. Questo dei pianeti è veramente bello, eh? Ragazzi, siamo immersi di cose bellissime nel nostro mondo e nell'universo. Io seguo un ragazzo youtuber che si è fatto da solo, che si chiama Adrian Fartade, credo che sia così, scusami se ho cannato un po'. Che è veramente un grande, parla dello spazio, di tantissime cose, ha fatto anche libri, quindi se per caso, ragazzi, volete seguirlo, è veramente un grande. Qui c'è gente che se ne va in ferie lasciandoci un bel aereo sopra la destra. Vai, 3 minuti, grande, grande Drums. Aspetta un secondo, quindi ce n'era un altro? È l'ultimo questo? Oh, aspetta un secondo, boh, probabilmente sì. Non sembrava che l'avevo già fatto. Aia. Ciao mio amore. Questo qua. Questo dovrebbe essere semplice, una punta. Oh. Questo è bello, eh.
Questo che guarda. Questo. Allora ragazzi, questo gioco è incredibilmente difficile. Allora, vediamo le montagnette qua. Questo è da 4, eh? Incredibilmente difficile. Dove ci va quello da 4? Oh raga, non lo vedo da nessuna parte, eccolo qua. Questo è da 2, semplice. Questo c'ha il rossino. Questo qui. Eh sì, non c'è proprio. Non ti dà tutti i pezzi, ti dà quelli che ti dà e bisogna un po'. Però si capisce leggermente da questo qui, questo è uno spuntone. Qua. Questo qui c'è un pelo di rosso. Questo di qua, bravissima. Fortuna è arrivata Carla, dammi una mano, grazie mio amore. Questo è qualcosa col rosso, qua. Disegno bellissimo tra l'altro, eh? Questo è l'angolino, questo qui, questo è l'altro. Dai, dai, dai che ce la stiamo facendo. Oh, ho sbagliato, incredibile. Questo qua. No, ho sbagliato, incredibile. La voglia e la... la fretta di finire. Questo qui. Questo qui secondo me è qui. 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 Brava Crasca. Ok. Questo qui è qua secondo me. Sì. Questo è l'angolino. Gli angoli sono una figata. No, stavo dicendo agli amici che quando... eh sì, qui. Che quando si cominciano i puzzle veri bisogna sempre partire dai bordi, no? A fare il bordo. Questo qui, sì, beh, non è proprio a tempo, sì, è a tempo, però per migliorarsi più che altro. Perfetto, e abbiamo fatto i pezzi difficili e vedete che ci sono i temi dinamici. Ah, non sono pezzi in più, sono temi dinamici. Avatar, ah, temi e avatar del gioco. Va bene, dai, Haiku Ace Unlimited. Unlimited potrebbe essere Music Sound Brian Zant Out to Play. Non c'è praticamente modo di mettere altre foto. Ci vediamo nel prossimo video di Haiku Ace Unlimited per fare il livello esperto. Esperto, esperto. Ma lo facciamo. Lo facciamo la prossima volta. Ah, a livello esperto ci sono gli stessi, easy e... ho capito, ho capito. E qui abbiamo fatto... ah, hai visto, ci sono anche hard. Allora, la stessa cosa forse anche nel primo, nel relax. Fammi vedere. Ah, vedi? Ha fatto solo easy, tra l'altro. Bellissimo. Va bene ragazzi, dai, ci vediamo al prossimo video di Haiku Ace. Ciao a tutti, mi raccomando di seguire il canale di Marco Drums Games Channel su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitter e Twitch. Twitter facciamo le live e su YouTube un sacco di video. Ciao ragazzi, alla prossima da Marco Drums Games. Statemi bene, ciao amici.